Ciao ragazzi, sono Nicolò Mascolo, il compagno di team di Luca che vi ha portato precedentemente una lista Maggi Dolce e diciamo per essere diciamo, costanti con quello che è il mio lavoro vi porterò un'altra lista Maggi Dolce, soltanto una lista abbastanza cheap, abbastanza budget, che rientra nella challenge di Luca dei mazzi da 50 euro e che devo dire è una lista che per quanto effettivamente possiate per quanto effettivamente sia, diciamo, ridotto il suo costo, può anche essere molto performante. E quindi iniziamo subito, vi farò vedere main ed extra. Iniziamo subito con tre copie di Angelli. Ovviamente la ristampa di Blar ha reso questa carta molto molto economica, prima arrivava anche a cifre abbastanza ingiustificate, adesso ne potete uscire con 1 euro il playset e quindi può essere abbastanza conveniente. Tre copie di Magilene, ovviamente non costano niente dalla ristampa di Duov, per cui sono un must, sono sempre stati un must. Tre Petin, niente da dire, molto cheap anche lei. Ecco la prima carta che da quando è stato ristampato praticamente tutto l'archetipo ha preso una cifra anche abbastanza ingiustificata dal mio punto di vista per quanto effettivamente questa carta possa fare e non compratela a rarità più alte perché vi prego, cioè questa la dovete pescare il meno possibile. È arrivata dai 3-4 euro Common da Astral Pack. Però sì, dovete giocarla perché è una carta forte sia going first going second, toglie molte floodgate e quindi diciamo, va giocata anche se questa è una versione going first. Questi obrobri non ne giocate più di due perché sono. Non li volete vedere, cioè la carta che meno di tutte fa qualcosa. Paradossalmente, ho vinto molti game facendo normal padding, livello 5, che è pescare. Cioè, se pescate doppio di questo, non la vincete la partita. Cioè, a meno che il vostro avversario è briccato come voi. Due Hotcake sono molto forti di primo. Sono un po' ambigui perché dipende molto dalla mano che avete, possono essere morti, ma possono anche essere, diciamo, degli extender qualora abbiate salone. E la ristampa, diciamo, questa era un'altra carta che costava, ma la ristampa nella Golden, nell'ultima espansione dove nella Maximum Gold, se non mi ricordo male, le ha rese veramente una carta da 2 centesimi. Poi gioco tre Nibiru, diciamo che bisogna giocarla questa carta, anche se, cioè, bisogna per forza giocarla. Io non posso immaginare nessun mazzo che non giochi Nibiru, onesto. Per cui questa è anche una carta che è molto scesa di prezzo. Prima arrivava a costare 10-12 euro l'una, adesso la potete trovare ristampata verso i 5 euro l'una. Quindi alla fine il playset vi costa 15 euro e il main Madolce vi costerà più o meno lo stesso. Per cui siamo comunque nel budget. Poi, come voi sapete, io non amo le entrap in questo mazzo, né entrap che bisogna scartare, per cui sono obbligatori 3 gamma e 3. Sì, 3 driver, certo, e un driver. Niente, non c'è molto da dire, è molto forte perché vi para Angelli, vi rende una interruzione molto forte anche nel turno dell'avversario. Poi in bersaglio anche di Hotcake, che eventualmente, se riuscite a risolverla, in fare Omega. Poi, per poter colmare la mancanza di Impermanence, ho deciso di giocare, cioè di proporvi Phantasmei. Phantasmei è una carta che, con molte ristampe che ha ricevuto, diciamo, è calata molto di prezzo. E dà quella draw power al mazzo che non può essere garantita per questa build da carte come Extravagance, che io gioco nella build normale. Però, a prescindere da ciò, è una carta molto ambigua perché in questo meta particolarmente è inutile, soltanto che vi serve non solo una interazione nel turno dell'avversario, non solo un parino eventualmente per effetti che bersagliano, quindi Impermanence, Veiler eventualmente. Ma o Drident, dato che adesso si gioca molto Zodiac, però soprattutto vi dà quella draw power che voi dovete garantirvi, perché il mazzo è un mazzo che purtroppo ha delle difficoltà ad aprire consistentemente da mani che non perdono da mano interruzione, e quindi giocare Phantasmei non è una scelta sbagliata, anche se eventualmente se avete un po' più di soldi e potete permettervi l'impermanence, io le giocherei Phantasmei di side. Questi erano i mostri, passiamo adesso alle magie.
Doppio castello. Doppio biglietto. Ho deciso di giocarne due perché da momento che Gamma è una carta molto utilizzata ultimamente, biglietto è molto importante averlo, cioè pescarlo, perché vi dà la possibilità di far sprecare le interruzioni su carte come Magilene, ma soprattutto poi vi permette anche di searchare eventualmente altri extender che vi possono, diciamo, far di turno primo arrivare a Teacher in maniera più veloce possibile. L'altra carta che va giocata assolutamente è Salone. In questa build va giocata a due perché bisogna cercare di sbriccare e arrivare a mettere Xyz a terra. Questa è una carta che, diciamo, è aumentata molto di prezzo, anche questa è arrivata a costare 3-4 euro l'una, però sì, obbligatoria. Potete giocarne una, sì, si può giocare a uno, però per la lista che vi sto proponendo più conveniente utilizzare due carte, soprattutto con Phantasmay, perché diciamo vi scegliete la mano che volete, poi giocate molto per baitare l'interruzione del vostro avversario e soprattutto vi dà la possibilità di settare le spell trap che vi potranno servire eventualmente per fare un abbordo oppure per resistere il turno dopo qualora non siate in grado di fare board. Monocolled. Per forza, dovrebbe essere a 3 sta carta, però fa niente. Doppio ciclone. Ciclone è importante in questo meta perché soprattutto è una carta che è molto forte contro Eldritch, molto forte contro Barrage, ma soprattutto è fortissima contro Virtual World perché non avete praticamente bloccate tutti gli effetti dalla mano e riuscite molto ad arginare. Poi se tenete conto che diciamo Madolche è un buon matchup contro Virtual World, proprio perché fa molto riferimento al cimitero in certe giocate e quindi utilizzare Teacher al momento giusto può anche molto interrompere le loro azioni. Poi, soprattutto avendo di base un Neghino quale Salone e una Disruption come Ciclone, il matchup è abbastanza positivo, anche se comunque andando primo, andando secondo c'è la problematica di VFD, cioè di Vero Re di tutte le calamità, che diciamo impedisce molto alcune giocate, infatti, e questo è il motivo principale per cui la lista va giocata going first e non going second, purtroppo, perché a me piace molto di più going second. Ed è per questo che per le trappole gioco 3 Gozen. Gozen va giocata perché, diciamo, andando primo, per evitare di subire molto un mazzo combo che può andare contro molte Disruption, una floodgate non la toglie, cioè i mazzi combo non giocano out di main a floodgate. Magari vi potete trovare qualcuno che gioca ciclone, però alla fine avete il parino di Salone che diciamo vi garantisce che Gozen rimanga sul terreno. Ed è una carta che vi dà molto vantaggio perché i combo a quel punto faranno passo e quindi voi avete la possibilità di fare TK anche, diciamo, anche con le Entrap perché siete protetti, non ve la toglierà mai Gozen. Tenuto conto del fatto che è anche un parino per Nibiru ed è l'entrata più forte contro questo mazzo. E poi due strike. Diciamo che questa è una scelta un po' particolare perché vi serve bloccare summon, quindi degli Zodiac, vi serve bloccare effetti della mano dei Virtual World. Però diciamo generalmente è una carta abbastanza forte a prescindere da tutto, per cui diciamo ve la consiglio a prescindere. E poi due passeggiate. Sono dell'idea che a uno non la si può giocare perché eventualmente Salone ti deve settare un'altra passeggiata il turno dopo per pararti da eventualmente negazioni che stanno sul terreno, perché il mazzo deve anche difendersi da quello. Quindi giocarne una che possiamo anche utilizzare per mettere sotto materiali Xyz, possiamo mettere padding a Teacher per esempio. Giocarne una ti limita molto il turno dopo perché se non riesci a chiudere sei scoperto e quindi hai bisogno di una disruption quale questa. 40 carte. E adesso passiamo all'extra che è molto in realtà molto standard ed è la parte meno costosa in realtà. 3 Queen per forza. Continuo a essere convinto dell'idea che anche se non si gioca Extravagance, in una build che non gioca Extravagance, bisogna giocare 3 per di ogni mostro, eccetto del Link, perché servono e serviranno sempre. Perché se va in grind questo mazzo anche ha una buona possibilità di, diciamo, di essere molto in avanti, in vantaggio col gestire le proprie risorse.
È per questo che tra l'altro gioco due castelli. Vabbè, tre teacher, la carta più forte andando primo. Poi la carta per l'OTK per eccellenza, Chocolat, non costano letteralmente niente. Seastar per andare primo, perché se parti di Magilene chiudi con salone passeggiata, teacher e Seastar. Ed è, diciamo, una buona partenza perché Seastar ti para molto da OTK, ti rende le tue carte Magia e Trappola imbersagliabili ed indistruttibili, per cui, diciamo, andando poi il turno 3, sostanzialmente tu avrai tutte le carte che ti serviranno per poter chiudere. E poi, vabbè, Baguska, se si bricca, diciamo, un rank 4 come un altro. Omega, per quelle eventualità in cui ti possano fare Ash su Angelli e tu rispondi con Gamma e puoi fare Omega, ed è meno uno in mano, poi fortissimo, cioè va giocata, se giocate gamma. E vabbè, unicorno e Fenice. Ragazzi, spero che questa lista, per quanto possa essere economica, vi sia piaciuta. E noi ci vediamo diciamo, a una prossima Profile Madolce, perché tanto Luca mi chiede solo quello. Alla prossima!